Noi facciamo moda, sono più o meno 60-65 anni, e siamo andati a trovare il tessuto più antico del mondo, che è il lino e la canapa. Conoscendo, avendo dei telai vecchi napoletani a navetta di legno, abbiamo creato dei tessuti, tessuti di lino. Mentre loro prima il lino si lavorava solo per la biancheria o per il classico, eccetera, noi invece abbiamo usato questi filati in lino per la moda. Mamma era una ragazzina incontentabile e allora la nonna disse: visto che non sei mai contenta di quello che io ti faccio, comincia a fartelo tu. E cominciò a imparare a cucire e credette tanto nelle sue cose che insieme alla nonna aprirono un piccolo negozietto con 10 gonne, 10 camicie, 10 vestiti, 10 costumi. Come aprirono, cominciò a vendere bene e le cose andarono aumentando di giorno in giorno. Poi ha conosciuto papà, il creatore dell'azienda, è colui che ci crede e ce l'ha trasmesso, tant'è che da loro siamo subentrati noi figli. Dopo speriamo, ci auguriamo che continueranno ancora con tutti i nostri figli. Le aziende familiari sono qualcosa di estremamente magico, estremamente difficile, perché è difficile mantenere gli equilibri, i rapporti, ma è magico perché tante cose non bisogna impararle, non bisogna andare a scuola, le vivi e vivendole ti entrano come se fosse una cosa naturale. Sono ormai più di 30 anni che ci dedichiamo alla biodegradabilità del prodotto, ovvero cercare di creare abiti che sono sì naturali al 100%, ma sono anche totalmente biodegradabili. Come tutte le cose belle, non vengono mai programmate, ma ci sono una serie di situazioni che poi fanno sì che le cose avvengano. Noi siamo alla ricerca di progetti particolari e unici e che abbiano soprattutto lo scopo e il fine nostro, quale quello di comunicare attraverso abiti, attraverso esperienze di vita, quello che è la realtà e l'essenza di una vita naturale, semplice. Nel momento in cui poi ci è stato presentato il progetto del Maya Beach Club, che era praticamente sulla stessa frequenza d'onde di quello che noi cerchiamo di comunicare e abbiamo l'obiettivo di comunicare nel futuro, allora è stato subito un matrimonio. Grazie a questa partnership che affaccia su un nuovo mercato di giovani che appunto abbracciano le stesse idee, gli stessi valori, anche le stesse mete come possono essere la Grecia, Tulum, Costa Smeralda, Costa Azzurra, la nostra costiera amalfitana. Bottega di Brunella sicuramente prima già che iniziasse questa partnership era il partner principale del mio guardaroba. In estate le indossavo quando andavo a un aperitivo, quando andavo a una cena, quando andavo in un locale, in qualsiasi occasione era l'abito giusto, il capo giusto che ti faceva sentire comodo, fresco e semplice alla moda allo stesso tempo. E man mano che il Maya prendeva forma non ho potuto poi non notare una certa somiglianza con quello che noi stavamo creando e sviluppando proprio al Maya Beach Experience, nei materiali, nei colori. Basta guardare alle camere del Maya Beach Resort che materiali e colori si avvicinano
allo stile, ai capi di quelli che possiamo trovare quando andiamo a Positano nella bottega di Brunella. Proprio grazie a questo mix fra creatività e realtà artigianali come la bottega di Brunella, che con il corso degli anni e di generazione in generazione si spera che riusciremo a creare sempre più iniziative che diano la giusta visibilità e la giusta importanza a quelle che oggi sono due realtà affermate della costiera amalfitana e sorrentina.